Nell'ambito di questa serie dedicata ai finali tipici di varie aperture, sono arrivato alla siciliana. È chiaro che la siciliana, mi prenderebbe una marea di video perché, diciamo, sono parecchie i vari sistemi e i sottosistemi della siciliana. Io allora ho deciso di ridurre il tutto ai soli sistemi che studio io, cioè del mio repertorio, e quindi quelli che possono interessare anche i miei studenti. E quindi parlerò solamente di Kalashnikov e di Siciliana Khan, perché sono le due scelte che io consiglio, la Khan in quanto è la siciliana più solida e la Kalashnikov perché è posizionale ma allo stesso tempo aggressiva. Bene, cominciamo proprio con la Kalashnikov. In cosa consiste la Kalashnikov? Allora, è una forma di siciliana aperta, che ha dei punti in comune fortissimi con la Svechnikov. La Svechnikov è questa: cavallo F6, il nero attacca il pedone 4 subito, il bianco lo difende e quindi non può, e poi dopo prosegue con E5 e così via. Cavallo di B5, D6. Questa è la struttura pedonale della Svechnikov. Invece nella Kalashnikov, alla quarta mossa, si ha una precoce E5. Qual è la differenza? La struttura pedonale è identica, però qui il bianco ha una possibilità in più, può fare C4. C4, quindi con un grip spaventoso, un forte controllo sulla casa D5. Però è anche vero che il pedone C4 limita fortemente l'alfiere campochiaro del bianco, quindi come al solito ha aspetti positivi e negativi. Ma comunque la struttura pedonale in entrambi i casi è perfettamente identica e quindi noi ci possiamo permettere di studiare i tipi di finale derivanti da questa struttura pedonale considerandoli praticamente simili. Bene, quindi vediamo innanzitutto questa partita di Aleksić, un giocatore che fa parecchi tornei qui in Italia. Questo infatti è il Festival di Cutro in Calabria 2001. Andiamo a vedere, 28esima mossa, siamo in questo finale, quindi abbiamo conservato la nostra struttura pedonale di 6 e 5, e quella su cui ci focalizzeremo. Bisogna anche dire che sia la Svechnikov che la Kalashnikov, siccome hanno delle caratteristiche di gioco abbastanza aperto, quindi con frequenti situazioni di attacchi in medio gioco, sono un po' difficili da catalogare dal punto di vista del finale. E quindi cercherò più che altro di catalogarli in base alla struttura pedonale di 6 e 5, perché è l'unico esempio, è l'unico punto che può essere memorizzato. Cominciamo con il finale di torri semplici, che si verifica spesso in realtà dopo una serie di cambi nella casa di 5. Qual è il segreto del finale? È molto semplice. Se il nero conquista la casa di 5, cioè quella in cui in questo momento sta la torre bianca, è fatta, il finale è vinto. Se no, sono cavoli amari. Questo è molto semplice. Vediamo qui il nero come ha giocato. Re F6 va a esercitare pressione sulla casa di 5. E4, il bianco rinforza il controllo sulla casa di 5. Re 6, il nero esercita pressione sulla casa di 5. Re F2, il re bianco si centralizza, ma soprattutto va a difendere il pedone E4, che a sua volta supporta la casa di 5. F5. Questa tipica spinta di rottura nella Kalashnikov di solito è fatta molto precocemente, già dall'apertura, nella Svechnikov un po' più tardi, ma comunque prima o poi il nero la fa con questa struttura. Cioè F5 serve appunto ad attaccare il pedone 4, che è il principale supporter della casa D5. Vediamo come ha proseguito il bianco. Re 3 ha difeso il pedone 4 e il nero torre C8 con idea torre C4 e pressione sul pedone 4, che supporta la casa di 5. Vedete che tutto è sulla casa di 5. E qual è l'idea? Dunque, adesso vediamo il bianco si è reso conto che la pressione è fortissima, deve togliere la torre da quella casa di 5, il nero elimina quel pedone 4, dopodiché ha giocato, altra idea tipica,
di questo finale, del finale della Kalashnikov e della Svechnikov, ovviamente, è A5, l'attacco di minoranza. A dire la verità, questa è un'idea tipica di tutte le siciliane. Quindi, sappiamo bene che uno dei motivi per cui la stragrande maggioranza dei giocatori di scacchi professionisti gioca la siciliana è proprio perché il finale siciliano è sempre superiore al nero, è una regola della siciliana, e uno dei motivi è proprio l'attacco di minoranza. Basta guardarsi le partite di Pal Benko, per un grande maestro che ci ha vissuto con questi attacchi di minoranza. Vediamo un po', il bianco cosa ha giocato, il re di 3, Alexic è andato a difendere in via profilattica il pedone c3, dici. Ok, questo è il succo del discorso. Una volta che il nero ha controllato la casa di 5, praticamente non c'è più storia. Bianco ha giocato torre f2, giustamente, si è messo sulla colonna aperta, b4. Questo, quindi, controllo della casa di 5 e attacco di minoranza. Basta ricordarsi queste due cose e siamo in grado di giocare il finale della Kalashnikov. Vediamo un po', il bianco ha proseguito con torre f1, una mossa di attesa, purtroppo non può mangiare, e i due pedoni passati e connessi adesso si è creato il nero, perché il pedone c3 non c'è più, almeno finché stava quel pedone c3, almeno il nero, ecco, aveva solo un pedone libero, quello in e5, non anche quello in d5. Quindi diceva, ha fatto torre F1, torre C4, minaccia di andare in A4 per attaccare il pedone debole in A2, ora vediamo subito come ha fatto, vediamo, torre F8, cambia, ecco qua, adesso è più chiara l'idea, no? Quella di fare torre A4 e far cadere il pedone debole. Vediamo, il nero ha giocato, prima vabbè, ha dato uno scacco per allontanare, per fare indietro il giro di re, poi ha fatto torre A4. Ok, caduto il pedone A2, cade pure di scacco. Io direi che possiamo fermarci qui, è inutile guardare oltre, guardiamo giusto la posizione finale, bellissima. Vedete, due pedoni centrali connessi del nero, vabbè, c'è anche il pedone in più libero in A5, ma insomma, quei due pedoni centrali sono una forza disumana. Quindi, controllo della casa di 5. E attacco di minoranza. Vediamo il secondo finale. Partiamo direttamente dalla mossa 28. Ok, questo è un finale nuovamente di torri, però qui vedete manca il pedone E5. Perché manca il pedone E5? È stato cambiato. E quindi rimane solo col pedone D6. È un finale sicuramente superiore per il bianco. Cioè, ecco, questo è un punto nodale su cui dobbiamo essere molto chiari, cioè non è che ho fatto vedere quel bel esempio di prima, allora uno pensa, sì, va bene con la Svechnikov, allora vinco se... No, calma, non è così. Cioè, quel pedone di 6 è una debolezza, spesso decisiva, anche se l'analizziamo col metodo di Capablanca, quello delle isole, ecco, contiamo le isole, un'isola, due isole, tre isole, quattro isole, invece il bianco ha un'isola sul lato di re, seconda isola sul lato di donna, ok, due isole contro quattro, quindi chiaramente il bianco non c'è niente da discutere. Vediamo che cosa è successo, torre bc8, il nero esercita pressione sul pedone c3, il bianco l'ha difeso. Torre C5, prepara il raddoppio delle torri per incrementare la pressione su quel pedone C3. Torre 1, si prepara a difendere sulla terza traversa il pedone C3. E infatti il nero lo attacca e il bianco lo difende. Ok, va bene, un po' di mossette. Torre 8 C6, anche il nero difende il pedone D6. Quindi, in pratica, cosa succede? I giocatori hanno raccolto i pezzi, niente di particolare. Ora il bianco ha giocato... Re G2, francamente anche A3 seguita con B4 non ci stava male, diciamo è una mossa un po' più aggressiva, ma comunque il bianco ha voluto andare più sul tranquillo, Re F6, avvicina il re, torre D4, Re G7, torre E7, F5, torre D3, B4, C4, eccolo,
R6, questa è sicuramente una mossa sbagliata, era meglio giocare D5 anche se poi avrebbe perso ugualmente, torre A7, R6, scacco, R6, qua torre G5, H3, H5, scacco, cade il pedone F7. Vabbè, finalmente il nero si è deciso a abbandonare. Insomma, è un finale decisamente inferiore, perché vedete, per tutto il finale il nero ha dovuto giocare praticamente con un pezzo in meno, cioè la torre passiva alla difesa del pedone D6. Questa è la chiave di questo finale, quindi non dimentichiamoci mai di questo problema. Anche se, infatti, vedete, io prima dicevo, forse era meglio giocare D5. Torre per D5, torre per D5, mangia, torre C2, alla ricerca di un po' di attività, D6, torre per A2, ma è chiaro che questo finale è sempre stravinto dal bianco, quindi non risolveva lo stesso. Va bene, quindi era solo per ricordare questo problema, che il pedone D6 è oggettivamente pericoloso. Vediamo il terzo tipo di terzo finale. Ecco qui McDonald, il grande maestro McDonald ha il bianco. Questo è un altro tipo di finale abbastanza tipico che può capitarvi abbastanza spesso, cioè finali di torre più alfiere di colore contrario. Questo è un finale che spesso e volentieri capita nella Kalashnikov, quindi è interessante da studiare. Qui, in particolare, in questa posizione, il nero è in vantaggio. Come faccio a dirlo? Allora, facciamo un po'. Innanzitutto confrontiamo i due alfieri. Guardate la differenza. L'alfiere camposcuro è molto attivo, attacca il pedone B2. Viceversa, l'alfiere campochiaro è cattivo, cioè è limitato nei movimenti dal proprio pedone in D5. Qui il bianco è andato a finire male col pedone in D5 e in D5 bisogna sempre lasciare un pezzo, mai un pedone. Questa è una regola della Kalashnikov e della Svechnikov che in medio gioco dovrebbe essere ben conosciuto. Poi, secondo motivo, confrontiamo le torri. Beh, vabbè, è facile, insomma, vedere che le due torri del nero sono raddoppiate sull'unica colonna aperta della scacchiera. Insomma, quindi questi elementi ci portano a dire che il nero sta bene. Il nero ha appena giocato E5 e E4 con quel pedone, quindi è un pedone libero, è un altro motivo di vantaggio, insomma, sta sicuramente meglio. Vediamo un po' come gioca il nero. Il nero gioca torre C2, entra in seconda traversa, vuole cambiare una torre, attaccare il pedone B2, difende, torre C1. Bianco gioca G4, una buona mossa, una spinta di rottura per indebolire la catena pedonale del nero. Torre F1 con l'idea di catturare in F4, seguito poi da alfiere F5. Per esempio, se adesso il bianco mangia, segue torre per F4, poi seguito da alfiere E5 e il re bianco ha addirittura dei problemi. Quindi il bianco allora ha giocato torre C2. Propone il cambio lui di un paio di torri. Altra alternativa, poteva giocare torre F2 per difendere, no, E3, mangia, e per D2 e promuove, insomma, ma mangia in B2 poi, prima o poi promuove quel pedone. Quindi niente da fare. Allora, torre C2, dicevo, torre 8, vuole spingere il pedone, mangia, torre per F4, torre F2, ha cambiato un paio di torri, E3, torre B2, alfiere per B2. Ok, insomma, penso che ci possiamo fermare, no? Il nero ha due pedoni passati, è evidente la differenza di forza tra i due alfieri. Va bene, questo quindi è inutile guardare il resto della partita. Vediamo un altro esempio. Questo è Shirov col bianco. Qui sempre la stessa struttura pedonale, D6 e E5,
anche qui abbiamo il figlio di colore contrario. Come dicevo prima, questo capita spesso in queste aperture, in questa variante della siciliana. Quindi ecco perché è una cosa da studiare. Vediamo cosa gioca Shirov. Donna per B7. Ha cambiato le donne. Perché Shirov ha cambiato le donne? Ce lo dobbiamo chiedere, dobbiamo cercare di capire le mosse di questi maledetti grandi maestri. Allora, innanzitutto, poco fa, la partita precedente, vi ricordate, abbiamo visto, cioè, torno un attimo indietro alla partita precedente, cioè, nella stessa posizione, ecco qua, un finale, sempre con gli alfili di colore contrario, io ho detto il nero sta meglio, giusto? Perché adesso Shirov in una posizione estremamente simile, cioè lo stesso alfile di colore contrario, decide di entrare in questo finale. Evidentemente Shirov ritiene di stare meglio. E perché ritiene di stare meglio? Allora, innanzitutto c'è una grossa differenza. Non c'è il pedone in D5. Vi ricordate, poco fa, McDonald aveva l'alfile in A2 limitato nei movimenti dal proprio pedone in D5. Qui invece manca il pedone di 5, quindi il suo alfiere potrà attivarsi, e quindi questo è un primo punto. Poi, secondo punto, la pressione su D6, sì, perché siccome c'era quel pedone in D5, il pedone nero in D6, che è il principale punto debole in finale del nero, lì praticamente non esisteva, nessuno esercitava pressione su D6, qui invece il bianco esercita come pressione su quel pedone, quindi questo obbliga alla passività i pezzi neri. E poi ancora, il bianco esercita pressione su B5, e prima o poi il nero sarà costretto a spingere B5 e B4 e permetterà al bianco di crearsi un pedone passato sulla colonna A. Ora vedremo immediatamente come. Vediamo come ha giocato Shirov. Ha giocato torre D5, pressione su B5, vedete, lo vuole obbligarlo ad avanzare. È costretto ad avanzare, non può difenderlo, perché sennò cade il pedone D6, appunto, come dicevo. Quindi torre D5, B4, mangia D5, mangia di A, A4, vai, si è creato il pedone libero. Vedete? Ecco perché quindi Shirov ha cambiato le regine. Come al solito, insomma, regole generali sì, sono utili, però poi bisogna sempre vedere le differenze concrete delle varie posizioni. Ecco, qui in D5 c'è la torre, non c'è il pedone. Ecco perché infatti dicevo poco fa, il nero deve sapere bene che, e anche il bianco, che in D5 non ci deve mai stare un pedone nella Svechnikov o nella Kalashnikov, ma sempre un pezzo. È una regola. Vediamo un po', F8... A5, Shirov spinge, alfile G5, A6, spinge ancora, torre B6, torre B5, minaccia il cambio delle torri, a questo punto il Leskas ha abbandonato, sì, perché una volta cambiato quello, torre A8, A7, non può più impedire la promozione del pedone, quindi molto molto facile la vittoria di Shirov. Altro finale, Dolmatov. Qui abbiamo invece, ho messo questo che sembra molto simile ai finali che abbiamo visto finora, ma in realtà abbiamo alfile di colore uguale, non alfile di colore contrario. Anche in questo caso però abbiamo un grosso problema, che l'alfile del nero è cattivo. È vero che è compensato dal fatto che c'è il pedone 4 libero, passato e protetto, ma l'alfile cattivo qui conta molto molto di più, perché quel pedone 4 in realtà è facile da bloccare. E poi il nero ha tutta una serie di debolezze sulle case scure. Cosa intendo? Allora, per case scure, faccio vedere un po', le coloro le case scure. Ha debole la casa E3, ha debole la casa D4, ha debole la casa G3, ha debole la casa G5. Voi direte, vabbè, che ci faccio con queste case? Ok, vediamo Dolmatov come mette in pratica queste idee, come implementa queste idee. A3, osserva, Dolmatov, mette tutti i pedoni
quasi tutti, manca solo il Pedonici 2, su Casa Scura, quindi in maniera tale da non limitare l'attività del proprio alfiere. A5, il solito attacco di minoranza, prova, Torre G3, ecco, pressione sul re, F6, re E3, vedi come sta sfruttando le case scure? Torre 7, alfiere B3, sposta l'alfiere, torre C7, torre G5, vedi sempre su casa scura, torre 6, torre D4, ecco qua. Bellissimo, il bianco si è sistemato al suo top e adesso sono molto chiare le idee sottese alle sue ultime mosse. Praticamente vuole fare semplicemente alfiere D1 e alfiere per H5, catturare quel pedone in H5. Molto facile, una bellissima strategia su casa scura. Il nero ha giocato torre B6, alfiere D1. Il nero è in preda a una crisi di nervi. Ha giocato B4, vai, per disperazione, dice, vabbè, vedo di crearmi attività col mio attacco di minoranza. D'altra parte, torre H7, passivissima, dopo torre D5, non ha più storia, adesso il bianco gioca re D4, alfiere 2, e attacca i due pedoni, sia quello B5 che H5, ha una pressione fortissima, cioè non c'è storia proprio, il nero non saprebbe più cosa muovere, quindi ecco perché in preda disperazione ha giocato B4, ma è come al solito c'è C per B4, per B4 A4. Anche qui il bianco ha un pedone passato, esattamente come nella precedente partita di Shiro. Possiamo fermarci qui con questo simpatico esempio di finale da evitare col nero. Quindi, come vedete, vi ho dato le idee principali, cioè la lotta per la casa di 5, attenti al pedone di 6, e soprattutto l'attacco di minoranza è da farsi certamente, però attenti all'idea del bianco di crearsi un pedone libero sulla colonna A. Credo che ci siano sufficienti elementi per comprendere bene il finale tipico della siciliana, Svechnikov e Kalashnikov.